popolo del web, ben trovati, buonasera amici della pagina di Finché Dura, di Zelig. Come ogni giovedì, un po' prima di cena, eccoci qua. Oh, prima di iniziare devo correggermi perché ci avete scritto in moltissimi per dirci che non siete in moltissimi a scriverci, quindi mi scuso. Oh, iniziamo subito perché abbiamo un sacco di ospiti molto interessanti. Iniziamo subito. Come tutti sapete, il 15 giugno hanno riaperto i teatri e noi, per sapere che cosa bolle in pentola, così a scopo di anche di promozione, no? Per gli appassionati, abbiamo Roberta Grandi che ci illustra la situazione nazionale. Buonasera Roberta. Buonasera Spadoni e buonasera gentile pubblico. Anche a lei. Senti, mascherato con qua maniera, chi invece sua maglietta, lei sti chino regale non può fare, Spadoni. Ma come si è combinato? Mancellà una donna vicino che gli dà un senso. No, sì, pensavo una cosa allegra per l'estate. Però è curioso il salmone, eh? Sono dei salmoni, tutti lo sanno. I salmoni come nuotano? Come nuotano? Come nuotano i salmoni, Spadoni? Come nuotano? Così, che ne so, così. Va bene, ma parliamo di cultura, non so sì, perché con lei, ma parliamo di cultura e anche di fretta perché oggi sto facendo una lezione, eh? Filippo, non te muove, manca poco, 5 minuti e poi te faccio alzare. Ah, sta preparando un... Sì, mi ricorda, ah. Il laboratorio. Ma come no, Filippo, il giovane attore, aspirante attore. Certo! Per cosa, per cosa? Allora, noi faremo, come le ho già detto, ma lei siccome non capisce nulla di teatro, se ne è già dimenticato, porteremo in scena Sogno di una notte di mezza estate, questa volta non glielo chiedo di chiederlo, dico io direttamente perché so che non lo sa, di William Shakespeare. Ma lo sapevo, Filippo avrà l'onore di interpretare il ruolo di Oberon, che lei sicuramente conoscerà, Spadoni. Ma non è un fumetto Oberon, un cartone Oberon, è un giapponese, no? È una cosa... Pensa... Guarda Filippo, che c'è chi sta peggio di te, non te preoccupare, non piagne, perché sta peggio di te. Sì. Le mani dietro, Filippo, non te devi muovere, non te devi muovere perché state mutilati in scena, chiaro? Ma vabbè, ma che sta... Quindi andate in scena, bene, bene. Certo, è una rappresentazione ovviamente sperimentale, sì. In cui questi giovani ragazzi entreranno in scena mutilati proprio per riprodurre questo senso di mutilazione che ognuno di noi, tranne lei che fa il cabaret, fa in giro di pesci sulla maglietta. Va bene, va bene. Durante la quarantena ho capito che siamo un po' che non riusciamo ad allontanarci dalla mia maglietta e dal cabaret. Casomai torno più tardi, che tra l'altro vedo che anche torno su Filippo, dai, ecco. Filippo, allora le mani legate dietro, bravo. Dunque, i social oramai fanno parte della nostra vita, cioè, ci siamo in questo momento, quindi ecco. Però molti di noi non hanno la possibilità di rivolgersi agli esperti, diciamo, di influencer marketing, queste cose qui. Perché? Perché non c'è una rubrica che ci insegni, magari gratuitamente, quelli che sono invece i segreti. E da oggi è per questo che noi abbiamo voluto dar via a questo servizio con il contributo di uno dei più forti, famosi a livello mondiale, social media manager. Lui è un italiano, è Marco Parcella. Benvenuto Marco Parcella, buonasera. Buonasera Spadoni. Senta, lei è il cosiddetto social media manager e per l'appunto volevamo dar via a questa serie di consigli perché oramai è tutta una corsa ai follower, quindi sa... Esatto Spadoni, una corsa che comunque, se mi permette, lei sta correndo un po' malino. Vabbè, non è questo che è in discussione in questo momento comunque, eh. Questo lo dicono le pecore come lei Spadoni, non quelli che rendono il sogno della vita, della via, come il successo, come il lupo che agguanta il domani. Non ho capito, però guarda, io le faccio fare 300k follower così. Beh, era proprio il come l'argomento. Allora, Spadoni, non è che mi chiamano il guru della comunicazione, no, così. No, ma cioè, non è che ho scritto il libro Lecca la vita come fosse un gelato al pistacchio, non lasciarla colare sulla mano come fosse un gelato alla marena. Questo è così. È il titolo del libro. Il link è in bio, tra l'altro. No, non sta a fare pubblicità al... Allora, poi quale bio? Influencer marketing è una scienza, è una ricerca continua. Pensi che qui alla Eagle Company, col mio staff, alla Eagle Company, noi stiamo per sdoganare le videocall con i peli del petto di fuori. Ma era perché che roba è? Vita, ma che cioè strategia? Un ritorno ai grintosi anni 70. Sì, ho capito, ma qual è il senso, allora, di questa strategia? Un'anticipazione. Sì. Per gli sprovvisti, stiamo per far uscire la mia linea di toupé per il petto di lusso. Ma che schifo! Scusi. Ma... Che... Parcello. Parla. Sì. No, allora, ragazzi, il sintetico? No, il sintetico no. Ma scusate, immaginate un nostro cliente, un influencer a Monte Carlo. No, col sigaro che gli casca una brasca sul petto e va in vampate. Ma che foto ci vengono su Instagram?
Senta, senta, questa è una monnezza, questa cosa. Erano i miei tupini che lavorano per me mentre io sono qui a Dubai. Cioè, ma Dubai dovrebbe essere notte adesso. Occhio. Pensi, Spadoni, che noi stiamo curando la comunicazione per Conte. Vabbè, capirai, ma ha detto Conte, insomma. Ho detto Conte, volevo dire DiCaprio. Aspetta, o è Conte o è DiCaprio, ma che fa, se l'inventa allora, sul momento. Spadoni, lei con questo programmetto penoso, no? Ma non è un programmetto penoso questo, per certo. È penoso perché non si affida alla Eagle Company. Vabbè. Io da domani le faccio fare dai 300k ai 300.000 follower. È la stessa così, cifra. Così, un click di IBAN. È la stessa cifra, per, veramente, però può farlo. Ma io da domani la faccio diventare il nuovo Jimmy Fallon. Cioè, lei da domani è Jimmy Fallon. Vuole un assaggio? Oddio, che era se fosse... Topini? Sì, Topini. Allora, abbiamo i server agganciati? Ah no, li stiamo puntando. Vabbè, no, perché voglio dare un assaggio a Spadoni. Forza, su. Ma che significa abbiamo... Però funziona. Ma sono indiani. Beh, fa schifo essere Jimmy Fallon indiano, Spadoni. Ma nulla, ma che... Preferisce la Cambogia. Ma che ce faccio? Io vivo in Italia, parcella. Spadoni, lei da domani è il comico più famoso della Cambogia per 9k al mese. Ma a parte che è una cifra esagerata, ma poi... Preferisce 9.000? Ma la 9.000 stessa euro? Cifra, uguale. Vabbè, arrivederci, parcella. Oramai è giunta l'estate. Rispetto a qualche mese fa in cui bastava uscire di casa, adesso ci viene chiesto di uscire e consumare, quindi di andare tra le persone, tra la folla e aiutare il paese spendendo. Ma vogliamo parlare di questo con il nostro professore, il nostro grande ospite, un professore di semiotica dei processi cognitivi superiori. Lui è Jacopo Maria De Filippi. Buonasera, professore. Sì. Salve. Come stavo spiegando, non so se ha sentito perché vedo che è impegnato con la pipa. Volevamo parlare della sindrome della capanna, che sembra un problema un po' lasciato alle spalle, no? Però insomma, in questo momento molte persone si sentono inadeguate alla vita sociale, quindi lei come esiste, è un problema esistente, non so, dica qualcosa. Guardi, la capanna sì. Non è quel luogo che utilizziamo per difenderci dalle intemperie. Ah no? Beh, una capanna. La capanna è un luogo della mente. Sì. La capanna è quel luogo della mente che ci permette di difenderci dalla mente. Sì, però è anche una capanna. Cioè, sì. Maduri, faccia silenzio. La capanna è la mente che si difende dalla mente. La capanna è la mente che si difende dalla mente. In quel processo, come io lo chiamo nelle mie opere, di difendizzazione cognitiva. Difendizzazione cognitiva, sì, però insomma... Ora, sì. È un momento storico particolare. Certamente, sicuramente. Noi siamo passati dalla quarantena, dalla chiusura, all'esposizione al mondo. E questo noi lo sapevamo però. Noi ci stiamo esponendo al mondo, stiamo andando al mare. Sì. Stiamo andando in montagna, stiamo andando al mare. No, beh, certo. E nell'andare al mare ci troviamo in un clima di condivisione con l'altro, col mondo. Col mondo, Ora, questo genera l'angoscia paranoide. Ma è tutta angoscia paranoide? L'angoscia paranoide che si struttura nella sindrome della capanna, perché noi siamo al mare, andiamo al mare all'ora di pranzo, mangiamo. Capito? Qui che parla di sindrome della capanna, lo dice la parola stessa, capanna, pancia mia, fatti capanna. Ma non so se è quello il atteggiamento di condivisione del luogo alimentare sulla spiaggia. Sì, ma lei dice sempre, ma in soldoni che consiglia? Paghetto alle bombole. Buono, vabbè. Se il cuoco è in gamba, toglie prima l'aglio. Sì, che se no, sì. Altrimenti rimane. Cioè, va bene, grazie. Arrivederci, professore. Torniamo rapidamente dalla nostra Roberta Grandi che ci ha lasciato in sospeso. Però, insomma, si parlava di teatro. Ecco. No, Filippo, così se può fare, bello. No, e ti ho detto che non devi versare. Ma Roberta, tanto non versate mai in piedi allo spettacolo, devi stare in ginocchio, fa male, ma poi te passa, non è questo il problema. Roberta, ben trovata. No, ho visto Cosa mi fa, le imboscate, Spadoni? No,
No, più che altro mi ero dimenticato, visto un discorso anche pubblicitario, per chi è interessato al teatro d'avanguardia, eccetera, dove possiamo venire a vedere il suo... Ma che caro che è Spadoni! Allora, al Ghione, non lo so, all'Argentina, al Brancaccio... Quanto si vede che lei non capisce di teatro, Spadoni. Allora, io glielo dico, però lei mi fa una promessa, sì, se vuole venire. Te la fa una promessa? Se lava sta magliettaccia che si può vedere se vuole entrare a teatro, va bene? Vabbè, dov'è sto teatro? Allora, Spadoni, lo facciamo, niente poco di meno che, nella spiaggia in concessione al mini club di Passo Scuro, eh? Abbiamo preso una fettina di spiaggia lì, ci mettiamo tutti questi ragazzini sotto al sole, bene, in modo tale che così la fatica sarà ancora più vera, sì, sì, e potrete finalmente vedere, anche se da lontano, la fatica, bello, le gocce dello subore. È per quello che devi stare finito, non delle te lamenti. Va bene, grazie, grazie, grazie Roberta. È stato un piacere come sempre, Spadoni. Anche per me, come sempre, non so perché continuo a contattare. Come? Vederglielo a lei e ai suoi mille pesci. Sì, a risentirgliela. Siamo giunti al termine, vi invito ovviamente a rivederci qui tra una settimana, ma anche ad andare, lasciatemelo fare, la prima volta che lo faccio, sui nostri profili, altri di Facebook e sulla nostra pagina YouTube, dove potete trovare tutte le puntate scorse, iscrivervi, eccetera eccetera, bloopers, spezzoni e tanto altro, come si dice poi che in genere uno dice tanto altro, ma poi tanto altro. Ma prima di lasciarci devo dare il risultato del quiz uscito in puntata. Purtroppo nessuno di voi ha vinto il montepremi. La domanda era: come si chiama l'antagonista del film Le follie dell'imperatore? Era Isma. Purtroppo avete risposto tutti Antonio Giuliani, ma ci sarei cascato anch'io. Alla prossima puntata.